questo è gas? È gas? Io penso di sì. Accidenti la testa. C'è qualcosa di strano qui. Non me lo ricordavo tutto questo verde. Ehi, amico, tutto bene? Sì, tutto bene, solo un lieve giramento alla testa. Tu come stai? Mai stato meglio, a dire il vero. Non ti ho mai visto così sereno. Beh, che posso dire? È una bella giornata, mi sento più in forma che mai. Perché non dovrei essere sereno? E scusa, per caso ti ricordi perché sono di nuovo seduto qui davanti alla telecamera? Devi fare una recensione, forse? Cosa recensiamo oggi? The Kingsman le origini? Cobra Kai stagione 4? Oppure la top del 2021? Casomai è top e flop del 2021. Comunque no, mi sembra che ci fosse qualcos'altro, qualcosa che al momento non riesco a ricordare bene. Non vedo cos'altro ci sia da recensire, insomma, di quel che ti interessa non è uscito niente ultimamente. Non è per caso uscito il nuovo Matrix? Cos'è Matrix? Bella battuta, Katum, davvero niente male. Guarda che sono serio. Cos'è Matrix? Ah, niente di che. Solo una delle saghe fantascientifiche più famose di sempre. C'è anche il cofanetto là. Katum, dov'è finita la trilogia di Matrix? Mi sto sforzando di capire di cosa stai parlando, ma proprio non ci arrivo, scusami. Ok, adesso basta. Voglio subito parlare col Doc e capire che sta succedendo. E adesso chi è questo Doc? Ah, adesso ho capito che sta succedendo. Niente trilogia di Matrix, patina verde, un Katum più raggiante che mai, il Doc non esiste. Kratos, c'è qualcosa che non va? Non mi sembri molto in te, a dire il vero. Gradirei parlare con chi comanda, e ti darò tempo fino a 3 secondi per accontentarmi. O sarò costretto a infilarti la tua gioia su per il culo. 1. 2. 2 e mezzo. No. Eccolo, lo sapevo. Bravissimo, signor Kratos. Bravissimo. E ora a noi, agente Smith. La prego. Agente K suona molto meglio. Certo, io sono l'agente J. Bando alle ciance, fammi uscire subito da questa simulazione o quello che è. Sono sorpreso, in tutta sincerità. Non pensavo che avrebbe capito il trucco così tanto presto. E invece avete fatto un po' troppi errori. Era tutto troppo bello per essere vero. E tutto questo per cosa? Tenermi bloccato in un mondo ideale? Un mondo nel quale i suoi desideri possono essere realizzati senza condizioni. Grazie per la premura e il pensiero, ma adesso vorrei tornare al mondo reale. Che cosa vuol dire reale? Mi dia una definizione di reale. E va bene, giochiamo a questo gioco. Per me reale è ciò che è effettivo. E effettivamente la saga di Matrix esiste, Katum è un demone che continua a darmi il tormento ogni singolo giorno, e il Doc è uno scienziatucolo da 4 soldi con però qualche pregio ogni tanto. Questo è reale per me. Ma se tutto questo potesse essere cambiato? Questo ed altro? E perché disturbarsi? Perché creare tutto questo per me? Non mi è consentito parlare del mio lavoro o dei miei superiori. Quello che posso offrirle, però, signor Kratos, è una scelta. Sono tutto orecchi. Le propongo una recensione. Matrix Resurrection. Sì, comincio a ricordarmi che quel film è effettivamente uscito. Questa recensione la metterà di fronte a una scelta, signor Kratos. Se il film le è piaciuto, allora sarà libero di andare. Vivrà la sua esistenza nel mondo reale come meglio riterrà. Se invece non le è piaciuto, allora resterà qui, nel paese delle meraviglie creato per lei. E perché ho la sensazione che dai per scontato che il film non mi sia piaciuto? Per lo stesso motivo per il quale abbiamo cancellato la saga cinematografica da questa realtà. Tutti sanno che a lei non piace Matrix. Lo vedremo, agente K. Lo vedremo. Allora, bravo Scale, qui Eidos 25. Allora, ragazzi, oggi siamo qui per parlare del 4° capitolo di una delle saghe fantascientifiche più famose di sempre e stiamo per parlare di un film di Lana Wachowski del 2022 ed è ovviamente Matrix Resurrections. Allora ragazzi, prima di cominciare con la recensione di oggi ci tengo a chiarire la questione: a me non piace Matrix. Come è stato reso manifesto poco fa nel mio dialogo con l'agente K, a me in generale non piace la saga di Matrix. Voi potreste pensare, e vabbè, magari gli piace il primo film e non gli piacciono i sequel, perché i sequel sono quelli che hanno diviso di più.
In realtà a me non piace neanche il primo film, ma non è che non mi piace la saga di Matrix, semplicemente non mi ha mai acchiappato come avrebbe dovuto, perché fin da quando studiai cinema mi venne presentato come un grande capolavoro, un cult degli anni 90 e inizio 2000, che sicuramente è un cult di quegli anni, però se visto come un film di quegli anni effettivamente, allora vedendolo con gli occhi di quell'epoca, è assolutamente un grande film che ha rinnovato il genere sci-fi e anche il genere degli effetti speciali, la regia e tutto quanto il resto. Però avendolo apprezzato tra virgolette come trama molto più in avanti negli anni, quando avevo più o meno 17-18 anni, comunque trovo che al giorno d'oggi quei film siano parecchio pretenziosi. Ripeto, io li rispetto per quello che hanno rappresentato all'epoca, ma avendo già visto tanti film che sono stati derivati dalla saga di Matrix, Matrix è forse la capostipite del genere sci-fi intesa come genere Matrix. Però avendo visto moltissimi film, anche quando ero piccolo, derivati dalla saga Matrix, quando vidi per la prima volta Matrix nella sua interezza e anche apprezzare la sua vera forma, per me erano tutte quante cose viste già viste e soprattutto erano anche parecchio pretenziose. Ma questo è un discorso che faremo tra poco quando parleremo del film in generale, il film Matrix Resurrection. Ma siamo qui oggi per parlare di questo quarto capitolo, un sequel che secondo me non c'era assunissimo bisogno di farlo, però sapendo anche come finiva l'ultimo Matrix, il terzo capitolo, allora si poteva pensare a un quarto capitolo come la resurrezione di Gesù Cristo, cosa che infatti a me non è mai piaciuta della saga di Matrix, è il fatto che Neo sia in tutto e per tutto l'eletto. O meglio, finché lui è all'interno di Matrix ed è l'eletto, può fare cose impossibili per gli altri esseri umani, allora fin là la trama mi acchiappava tantissimo. Quando però fin dal secondo capitolo, Reloaded, venne fuori che Neo è veramente l'eletto, è un Gesù Cristo che anche nella realtà può controllare le macchine e usare la telecinesi, allora in quel caso mi cascarono parecchio le balle. Pensavo che ci fosse un significato bellissimo dietro il fatto che lui potesse controllare la sentinella, lo Squid, anche nella realtà. Magari c'è tanta la questione dietro che anche la realtà di Zion era un secondo livello di Matrix, le persone non si erano realmente liberate, ma quello era un escamotage delle macchine per dar loro un'altra illusione di libertà e libero arbitrio. La trama puntava in quella direzione e mi sarebbe piaciuto tantissimo. Qui è una questione di aspettative un po' troppo alte, dal momento che, ripeto, la saga la vidi quando ero piccolo, me la dimenticai totalmente, poi la rividi quando iniziai a studiare cinema, più o meno 6 anni fa. E sapere quindi che Neo era veramente Gesù Cristo, la cosa mi distrusse particolarmente, perché non mi acchiappò minimamente. Però, inteso come quarto capitolo della saga, aveva senso, se si voleva tirare in ballo la questione del Messia, aveva senso la questione della resurrezione. Non per niente il quarto capitolo si chiama Resurrections, resurrezioni, perché anche nella Bibbia Gesù Cristo risorse 3 giorni dopo la sua morte, se ben mi ricordo. Qui è la stessa cosa per Neo, se Neo veramente è il Messia o il nuovo eletto, è possibile che lui possa ritornare un giorno. Anche alla fine del terzo capitolo c'era un possibile rimando a un quarto capitolo, quando Sati chiedeva all'oracolo se Neo sarebbe tornato un giorno, e l'oracolo non metteva in dubbio che forse un giorno era possibile che tornasse. C'erano già i binari pronti anche 20 anni fa. Ma quindi, parlando delle sequel Resurrections, cosa ne penso, cosa non penso in generale, ne parleremo alla fine del video. Difatti parlerò della parte spoiler alla seconda metà del video, ma intanto voglio tenermi sul vago più che altro per cercare di metabolizzare chiaramente tutto quanto quello che ho visto, tutti i punti positivi e i punti negativi. Cominciamo infatti parlando dei punti positivi e dei punti negativi del film. Il primo punto positivo che mi viene in mente è sicuramente un Keanu Reeves in versione John Wick cazzuto e molto convinto nel ruolo. Questa era la parte più importante secondo me da gestire, non tanto riallacciarsi alla trilogia originale per capire come rimandare avanti la storia, ma Neo era esattamente come ce lo ricordavamo, aveva subito un'evoluzione, come mai è risorto, come mai è ancora vivo, nonostante fosse morto nel conflitto con Smith nel terzo e ultimo capitolo della trilogia originale. Ecco, qui vediamo un Keanu Reeves che sembra essere molto convinto anche nelle interviste, nel ruolo che è andato a ripescare, il ruolo che l'ha reso famoso anche all'inizio del 2000, alla fine degli anni 90, e secondo me Keanu Reeves è tornato più pimpante che mai. Certo, il look alla John Wick toglie un po' l'aspetto del personaggio, perché comunque se non gli si mettono gli occhiali da sole neri, è palesemente John Wick. E non nego che forse Lana Wachowski, la regista, e la Warner Bros. Abbiamo voluto optare per il look alla John Wick, non a caso. Certo, c'era bisogno anche di un cambio di look per dimostrare che erano passati gli anni, non è lo stesso Neo che abbiamo conosciuto tempo addietro. Ma qui vediamo Thomas Anderson, sì, ha sempre il nome Thomas Anderson in Matrix, un Tom Anderson che ormai non ricorda più niente, come si vede anche nei trailer. Cercherò nella parte no spoiler di non spoilerare niente, dirò solo cose che sono manifeste nel trailer, o nei trailer.
Comunque, in questa nuova Matrix, Neo è tornato a essere il programmatore di computer che era nella trilogia originale. Anzi, qui è un game designer di tutto successo. In questa nuova storia, lui è il capo reparto di una industria di gaming, e non per niente lui è diventato famoso col Game of the Year Edition con la sua trilogia di Matrix. Questo è anche reso manifesto nei materiali promozionali. Lui è diventato famoso creando la trilogia di videogiochi Matrix, nella quale si vedono, nei pochi scorci che vediamo, delle scene prese dai film precedenti, ma ricreate con altri attori perché sono un formato digitale. E non per niente lui ha preso le proprie memorie e le ha messe all'interno di questi videogiochi. Molto carino come inizio della trama. Questo mi porta anche a parlare del secondo punto positivo, che è una trama di base niente male, devo ammetterlo. Certo, io non sono un fan di Matrix in generale. Il primo capitolo mi era ancora piaciucchiato. Dal secondo in poi la trama va proprio a perdersi in idee niente male ma non ben sviluppate, e soprattutto con una sceneggiatura talmente pretenziosa che a volte alcuni dialoghi, come quello con l'architetto, sono assolutamente incomprensibili, soprattutto per le menti più, anzi direi meno allenate o meno esperte con gli argomenti che vengono trattati. Certo, ci vuole sempre anche il concetto delle Wachowski, che vogliono reinventare il cinema, vogliono fare delle critiche. Questo ci sta benissimo, però secondo me questa è una trama molto più semplice e anche molto più terra terra di quella che era effettivamente l'idea della trilogia originale di Matrix. Per non parlare del fatto che il primo Matrix è nato come film a sé stante, e poi, sotto pressione della Warner Bros., le Wachowski hanno preso tutte quante le loro idee scartate e le hanno rimesse insieme per continuare la storia con altri due film, che erano in realtà un film solo, spezzettato in due parti. E quindi, parlando della trama generale, qui già vedere Neo che si risveglia in un mondo nuovo, un mondo diverso, ma comunque tutto sommato familiare. La patina verde è diminuita tantissimo, come si vede nel trailer. È un mondo più realistico, più normale e anche più adatto alle sue facoltà. Lui era un bravissimo programmatore di videogiochi e anche di computer nella trilogia originale. E qui lo vediamo come a capo di questo reparto di videogiochi, di creazione, di game design. E adesso c'è una nuova minaccia, tra virgolette, per la sua sanità mentale, già che lui sembra soffrire di schizofrenia e va dall'analista, interpretato da Neil Patrick Harris, altro personaggio che secondo me è stato veramente ben realizzato, ma ci arriveremo tra poco. C'è una nuova minaccia in arrivo. Il suo datore di lavoro, che lavora per la Warner Bros., gli chiede di realizzare Matrix 4, un quarto capitolo di questa trilogia. E quindi è da qui che partono anche le critiche, le autocritiche, di Lana Wachowski per quanto riguarda anche il franchise generale di Matrix, ma anche l'industrializzazione e la commercializzazione dei prodotti. Per tutta la prima metà del film, infatti, ci sono continui riferimenti anche al come funziona il mondo dell'industria cinematografica, come funziona anche il mondo dell'industria del gaming, tutta quanta la commercializzazione dei prodotti. Ci sono anche vari personaggi, come quello, non è uno spoiler, però già nei materiali promozionali viene chiamato così, l'agente Smith, che interpreta il datore di lavoro di Thomas Anderson, interpretato da Jonathan Groff. Ecco, questo datore di lavoro, Smith, fa a un certo punto la ramanzina a Thomas Anderson su quelle che sarebbero le implicazioni del continuare una storia che non c'è bisogno di continuare. C'è anche il team di scrittori dietro che si mette a sparare verità assolute sul vabbè, ma una volta che hai spremuto il franchise, che cosa puoi fare? Devi rinnovarti, devi pur sempre tenerti fedele alla formula di base, senza però storpiare tutto quanto, altrimenti la gente si incazza, i fan duri e puri devono essere accontentati, quindi tanto fanservice a manetta. E qui c'è sia un punto positivo che un punto negativo per quanto riguarda la regia e la scrittura di Lana Wachowski, o Wachowski, non so mai come pronunciarla. Il punto è che la cara Lana Wachowski, che era una delle sorelle che ha ideato la saga di Matrix, fa tutte quante queste critiche bellissime al reboot vero e proprio. Questo mi fa piacere che sia un reboot consapevole di essere un reboot inutile e di presentare tanti bei difetti. Però qui mi viene il dubbio. Già che, parlando anche di un punto negativo, il film a un certo punto scade totalmente in questi cliché. Proprio i cliché che stavano sbeffeggiando si ripigliano a destra e a manca. Non ben ci sono citazioni in 4 secondi dei film precedenti. Retcon inimmaginabili. Ecco, se Lana Wachowski, scrivendo questo film, è consapevole dei propri errori e di ciò che sta facendo, perché lo fa ugualmente? Cioè, che cosa cerchi di spiegarmi? Qui c'è una cosa che parleremo nella parte dei punti negativi, che assolutamente mi fa un po' abbassare le aspettative di questo film. Mi fa abbassare più che altro il voto, perché non si capisce neanche cosa vogliono alludere, a cosa vuole puntare Lana Wachowski con questa sua critica al reboot che non è necessario fare, i sequel che rovinano l'originale. Se tu sei consapevole, ripeto, di queste cose, perché devi andare a sminchiare comunque il prodotto cadendo in questi cliché dopo averli decantati per filo e per segno? Questa è una cosa che veramente non capisco. Comunque, tornando ai punti positivi,
Tutta la prima parte del film è assolutamente convincente. La seconda parte del film, secondo me, scade veramente nel ridicolo alle volte e al totale nonsense e alla fiera delle retcon. La fiera delle retcon. Ma di questo ne parleremo, ripeto, nei punti negativi. Poi ci sono tanti volti che ritornano già messi nel trailer. Ci sono, ad esempio, Niobe, che viene interpretata di nuovo da Jada Pinkett Smith, che era uno dei vecchi personaggi della trilogia originale, uno dei membri di Zion della Resistenza. Poi c'è Jonathan Groff che interpreta l'agente Smith. Il come sia possibile, questo non ve lo dirò adesso, tutto quanto nella parte spoiler, ci arriveremo dopo. Ma comunque questi sono alcuni dei volti noti che ritornano. Certo, poi ci sarebbe anche Yahya Abdul-Mateen II che interpreta Morpheus. Questa, ve lo giuro, non ho capito quale sia la logica dietro. Neanche all'interno del film ho cercato di comprendere il perché e il per come. Però è un attimino stravagante come cosa. Mi dispiace moltissimo che Lawrence Fishburne non sia tornato a interpretare il personaggio. Forse non gliene fregava niente della saga. Forse riteneva che non ci fosse bisogno di un sequel. Oppure non capisco perché la Warner e Lana non lo hanno proprio contattato per ritornare a interpretare Morpheus. Ma ad ogni modo torna anche Morpheus in questa storia. E ripeto, il come è tutto quanto un dire e ne parleremo nella parte spoiler. E infine direi che Neil Patrick Harris nel ruolo dell'analista è assolutamente convincente. Neil Patrick Harris, io lo adoro per quel poco che l'ho visto in How I Met Your Mother, ma soprattutto lui è il conte Olaf di una serie di sfortunati eventi, la serie su Netflix. So che Neil Patrick Harris ha fatto tantissimi altri lavori, ma anche in American Horror Story, il circo, però secondo me in una serie di sfortunati eventi era assolutamente straordinario perché era un trasformista, cambiava sempre ruolo, cambiava l'accento in inglese. Un attore straordinario e qui lui interpreta, diciamo, uno dei personaggi principali della storia che è molto rilevante. Lui è il sostituto, diciamo, dell'architetto, come se non fosse già manifesto nel trailer e nei trailer. Lui è uno pseudo antagonista, non mi sento neanche di chiamarlo vero e proprio antagonista, perché comunque c'è tutto quanto un ruolo dietro la sua programmazione. Lui è uno dei personaggi nuovi all'interno della saga e mi ha fatto molto piacere anche come l'hanno interpretato. Se avevo dovessi trovare un altro punto positivo, direi che le lotte e i dialoghi soporiferi sono molto molto migliori di quelli che erano nella trilogia originale. Certo, ripeto, nella seconda parte del film partono gli spiegoni, tutte le spiegazioni del perché siamo ancora qui in Matrix, cosa è successo 60 anni dopo, perché questa storia è ambientata 60 anni dopo la trilogia originale, cosa è successo, perché è questo, perché è quell'altro. A me una cosa che ha sempre dato fastidio nella saga di Matrix sono i dialoghi soporiferi, che parlano sempre di scopo e destino. Scopo destino sono le due parole chiave che c'è in ogni singolo dialogo di Morpheus, dell'oracolo, di tutti quanti, ed è una cosa che mi dava parecchio fastidio. Qui invece hanno dosato molto i dialoghi per cercare di creare qualcosa di più fruibile. Non per niente non mi sono annoiato fino agli ultimi 20 minuti di film, che è un grandissimo pregio. Il primo film mi ha acchiappato fino agli ultimi 40 minuti. I sequel mi hanno acchiappato fino a metà film, poi mi sono annoiato totalmente. Ma qui invece sono arrivato fino agli ultimi 20 minuti di film, sono tipo 2 ore e 40, che non mi sono per niente annoiato. Quindi almeno questo è un grandissimo punto di forza. Ma comunque, da piccolo, stranamente, mi piacevano i combattimenti e mi annoiavano le parti dello spiegone. E invece quando ho riscoperto la saga qualche anno fa, invece mi annoiavano tantissimo i combattimenti che erano interminabili e invece mi piacevano parecchio alcuni dialoghi come quelli del Merovingio sulla causalità e non per niente lui uno dei miei personaggi preferiti. E qui secondo me hanno giostrato molto bene il combattimento e anche le spiegazioni. Davvero molto ben fatto secondo me. E mo veniamo ai punti negativi. Qual è il primo punto negativo di questo film? Secondo me questa pellicola, Matrix Resurrection, anche per come l'ha impostata Lana Wachowski, è l'emblema di originalità che incontra totale mancanza di originalità. È praticamente l'essenza stessa di un reboot. Ora, io sono disposto a perdonare grandissimi, cioè gran parte dei punti negativi, più che altro perché, ripeto, questo film è un sequel inutile e stupido, consapevole di essere inutile e stupido. Lana Wachowski nella sceneggiatura continua a ripetercelo, che è consapevole di queste cose. Però su certe cose non posso passare sopra. Per esempio, totale originalità, perché ci sono molte idee originali in questa storia, e totale assenza di originalità. Non posso dirvi adesso nello specifico di che cosa sto parlando, però per farvi capire, già all'inizio della trama con Neo che si risveglia, che è di nuovo un programmatore di computer, è un game designer di totale successo, anche un direttore generale di videogames di successo, ha vinto molteplici premi. Già questo è innovativo, molto carina come idea, farlo ricominciare da come aveva fatto la sua vita solo con un po' più di successo. Ora lui ha bisogno anche delle pillole perché è parecchio schizofrenico, se va soffre di schizofrenia, vede cose che non sono reali, mista cose che sono reali, ma
ma anche nelle sedute di terapia con l'analista Neil Patrick Harris. Tutto questo è molto interessante. Poi c'è anche una certa ragazza interpretata da Carrie Ann Moss, sarebbe Tiffany, o meglio Trinity, che si muove nel bar e i due sembrano conoscersi ma non si avvicinano mai, non si incontrano mai. Anche questo è un grandissimo rimando alla saga di Matrix principale. Tutto questo è concettualmente molto interessante. Nella prima metà del film, infatti, è tutto quanto abbastanza originale e ben introdotto. Dalla seconda metà del film, quando si inizia a spiegare il perché e il per come, è la fiera del no, ci dobbiamo ricollegare a questo, c'era un segreto nei primi film che dobbiamo rivelare assolutamente, dobbiamo cambiare le carte in tavola, stravolgere tutta la saga di Matrix per queste cose. E ripeto, se c'è totale originalità nella prima metà del film, nella seconda metà c'è totale assenza di originalità. Ogni cosa è un recuperare, le situazioni si ripetono a specchio come nel primo film. Non c'è niente che si salvi poi a livello di originalità nella seconda parte del film. La cosa mi ha parecchio deluso, diciamo. Ma comunque sia, ne parleremo dopo nella parte spoiler per dirvi che cosa ne penso più nello specifico, nei dettagli. Poi Jonathan Groff che interpreta l'agente Smith. Ora, io ero consapevole fin dall'inizio che Jonathan Groff non avrebbe avuto lo stesso carisma di Hugo Weaving che lo interpretava nella trilogia originale, e parleremo dopo nella parte spoiler del perché lui sia l'agente Smith di nome e di fatto. Com'è possibile che sia di nuovo l'agente Smith? Di questo non voglio parlare. Ma non solo le logiche dietro questo ritorno sono assolutamente senza senso, ma soprattutto Jonathan Groff ha fatto un buon lavoro di mimica facciale, perché ho letto qualche recensione e qualche intervista nella quale lui diceva di aver studiato a lungo i film e i filmati di Matrix in modo tale da poter replicare le facce di Hugo Weaving quando diceva "Signor Anderson". Apprezzo lo sforzo, però il punto è che tu non puoi rendermi un personaggio con questo carisma, cioè col carisma di Hugo Weaving, l'agente Smith, mettendogli un'altra faccia. Te non puoi prendermi Jonathan Groff e dirmi vabbè, questo è il nuovo Smith e deve replicare per filo e per segno le facce di Hugo Weaving, però tu mi chiedi di accettare che un altro attore faccia le facce di Hugo Weaving. Lui non è Hugo Weaving, non ha neanche lontanamente lo stesso carisma, e infatti il personaggio non mi ha acchiappato minimamente. Solo la sua backstory mi interessava, perché c'è di nuovo Smith, come è tornato, perché è tornato. Questo era ancora interessante finché non l'hanno spiegato ed è una cazzata assurda secondo me. Però almeno ci hanno provato, di questo sono contento. Ma la stessa cosa vale per Ali Abdul-Mateen II che interpreta Morpheus. Stessa cosa, loro cercano di dargli il carisma di Morpheus pur con qualche sfaccettatura nuova e più new age. Ma ripeto, tu mi chiedi di identificare Morpheus in un personaggio che non è Morpheus. Non lo è di faccia e non lo è di fatto. Vorrebbe avere la personalità di Morpheus, vorrebbe avere il carisma. Ma questo Morpheus, ve lo dico fin da subito, è un cazzaro, un gigione ed è un coglione. Morpheus nella saga originale era uno dei miei personaggi preferiti assieme a Merovingio. Anzi, Merovingio era il mio personaggio preferito. E Morpheus era il secondo, diciamo, oltre all'agente Smith. Smith... No, diciamo che nella top 3 ci sono il Merovingio, Smith e Morpheus. Morpheus faceva anche dei bei dialoghi, anche se a volte erano parecchio prolissi. E non so, tu mi chiedi di prendere Ali Abdul-Mateen II, che è un bravo attore. L'ho visto recentemente anche in Candyman di Nia DaCosta, ed è anche il Manta di Aquaman, e sarà il Black Manta di Aquaman The Lost Kingdom. Ok, è un bravissimo attore, non lo metto in dubbio. Ma non è Lawrence Fishburne, non è Morpheus. Tu non puoi chiedermi di identificare Morpheus in questo qua, che di Morpheus non ha assolutamente niente. Ma ripeto, per le logiche che ci sono dietro, capisco perché l'hanno fatto, ma quelle logiche sono parecchio stravaganti e non riesco neanche io a capirle appieno. Parliamo invece di Carrie Ann Moss, che torna a interpretare per la quarta volta Trinity. Allora, già nella saga originale di Matrix, secondo me, la chimica che c'era tra Neo e Trinity era assolutamente inesistente. Cioè, la loro chimica si percepiva solamente quando si sbaciucchiavano ogni 4 secondi nei sequel. Però questa chimica io non l'ho mai percepita, ve lo giuro, sarà un mio problema, però per me nel primo film il loro legame spunta fuori a cazzo di cane. L'oracolo le ha detto che lei deve innamorarsi di Neo e allora, cioè che si sarebbe innamorata di Neo, e allora solo alla fine lei lo rivela, e da questo dobbiamo intuire che c'è la tensione tra di loro. No, semplicemente no. Carrie Ann Moss in più secondo me non è neanche un granché come attrice. L'ho rivalutata moltissimo dal positivo che era in Jessica Jones di Netflix. L'ho rivalutata tantissimo in negativo man mano che sono andati avanti gli anni. Poi anche ho rivisto varie volte la saga di Matrix per un motivo o per l'altro, e secondo me Carrie Ann Moss è veramente un pezzo di legno. Qui ha cercato secondo me di darle più espressioni, però secondo me no, Carrie Ann Moss non ci siamo minimamente. La storia di Trinity è molto più accattivante dell'attrice, che ripeto è sempre un tronco di legno anche in questo film. Però
Se io prendessi un pupazzo di Carina e Mosso e glielo mettessi a fianco, non ci sarebbe alcuna differenza a livello facciale. Espressioni che vanno dalle basita alla inespressiva. Non mi ha comunicato assolutamente niente. Poi parliamo del fatto che la saga venga completamente riscritta in questo sequel. Nella seconda parte del film, infatti, ci sono dettagli presi dalla trilogia originale che vengono tecnicamente riscritti. Ci sono delle novità di lore e anche di sviluppi che secondo me cozzano completamente con quello che vogliono raccontare. Ripeto, Lana Wachowski è consapevole di quello che sta facendo, lei è un genio del male, perché lei ti continua a ribadire ogni 4 secondi in questo film che il reboot è inutile, che sta storia non è che abbia moltissimo senso, però allo stesso tempo lei fa queste cose, fa questi errori della serie e no, non si deve toccare gli originali, bisogna lasciarli a sé stanti, bisogna tenersi fedeli alla formula originale ma espanderla, e invece fa questi stessi errori che lei decantava nella prima metà del film e continua a riproporli sminchiando continuamente cose. Ma io qui mi chiedo, qual è il significato del film? Allora, qual è il suo scopo recondito? È un successo perché non piace alle persone? Oppure è un fallimento perché piace alle persone? Perché sembra che qui valga veramente il concetto del questo film deve dimostrare quanto le masse siano appiccicate ai franchise e spendono soldi pur di vedere film che alla fine li deluderanno. Ma dico io, se tu sei consapevole di questo, perché è di questo che si parla in questo film e di questo che si parla nel sequel, se tu sei consapevole di questo, perché vuoi creare un film che fa un po' incazzare le persone e che prende per il culo gli spettatori che vogliono che le saghe continuino anche se non hanno bisogno di continuare? Tu stai prendendo per il culo lo spettatore, stai prendendo per il culo me. E io ve lo dico, penso, vedendo anche la reazione di molte persone amici miei, che se io fossi stato un fan di Matrix, sarei uscito dalla sala incazzato nero. Per fortuna a me della saga in generale non mi importa niente, a me importava solamente che questo film mi intrattenesse, cosa che ha fatto tecnicamente. Quindi no, non è che sono incazzato riguardo alle cose che hanno cambiato, anzi non me ne frega niente in tutto sommato, però non capisco veramente qual è l'operazione di Lana Wachowski, non capisco qual è il suo modo di pensare. Il film, cioè il film in fin dei conti vale la regola, se il film è piaciuto alle masse è un fallimento, se non piace alle masse è un successo a livello morale. Ma ragazzi, qui torna anche il concetto di sboroni. Le sorelle Wachowski, che all'inizio erano i fratelli Wachowski, hanno dimostrato molte volte di essere degli sboroni in campo cinematografico e di voler essere altisonanti, al di sopra di tutti quanti, riscrivendo il cinema, facendo la storia, lanciando anche messaggi di critica sociale, critica politica. Ok, questo lo rispetto perché è appunto il loro stile. Però qui stiamo andando veramente oltre, secondo me, qui stiamo andando veramente oltre l'essere sboroni. Non per niente, non so perché la sorella di Lana non si è voluta tornare per questo sequel. Penso che Lana Wachowski abbia avuto questa idea e alla sorella non si è piaciuta. Ma comunque questa è solamente la mia opinione. E infine, ultimo punto negativo che mi viene in mente, la spiegazione della resurrezione e il come riprende la trama 60 anni dopo. Perché ripeto, questa è una storia ambientata 60 anni dopo la fine di Matrix, bisogna capire come Neo è risorto. Tecnicamente qui ci sarebbe una questione della serie, vabbè, ma lui è il messia, è risorto, è ancora vivo, perché è una questione divina oppure scientifica. C'è una roba dietro che hanno fatto che non ho gradito minimamente. Cioè, secondo me, il concetto del messia, della resurrezione, alla fine di Matrix 3 ce l'avevi servito su un piatto d'argento, potevi fare tutto quel cazzo che volevi, e alla fine si sono inventati una roba che, non ne parliamo adesso nella parte spoiler, non mi è piaciuta minimamente. Ma questo era appunto quel che pensavo, e qui io mi fermo con la parte no spoiler, perché adesso vorrei entrare di diritto nella parte spoiler, parlare nel dettaglio dei personaggi e anche tutto quanto il resto. Faremo velocemente la conta dei personaggi, anche riprendendo i loro ruoli. Abbiamo Keanu Reeves che torna a interpretare Thomas Anderson, ovvero Neo. Abbiamo Carrie Ann Moss che torna a interpretare Trinity, stavolta nel ruolo di Tiffany. Yahya Abdul-Mateen II che interpreta la nuova versione di Morpheus. Jessica Henwick che interpreta un nuovo personaggio, Bugs, che è inteso come il coniglio bianco. Jonathan Groff che interpreta l'agente Smith. Jada Pinkett Smith che interpreta Niobe, il vecchio personaggio che ora è invecchiato nel corso degli anni ed è il nuovo leader di Zion. E infine Neil Patrick Harris che interpreta l'analista, il nuovo personaggio principale di Matrix che interpreta una specie di nuova versione dell'architetto. Poi ci sono anche altri personaggi che ritornano dal franchise originale, ma di questa cosa non ne parlerò qui adesso, perché ci riserviamo per la parte spoiler e sarebbe una cosa molto carina da trattare. Ebbene ragazzi, quindi io in generale a questo film do come voto un 7. Gli darei un 7 perché, ripeto,
A me la saga di Matrix non piace in generale, non mi ha mai acchiappato e non la ritengo neanche così enorme come molte persone la definiscono. Un capostipite, cioè per essere un capostipite del genere sci-fi lo è assolutamente, io questo non lo metto in dubbio, e rispetto a ciò che ha influenzato Matrix nel corso degli anni, alla fine degli anni 90 e inizio anni 2000. Ma la saga a me non è mai piaciuta in generale. E vedere questo film, cioè, questo film lo attendevo come non lo attendevo, sì e no. C'è da dire però, piccolo pregio, che è il primo trailer con il sottofondo The White Rabbit, secondo me è uno dei trailer più cazzuti di sempre, è una delle versioni di trailer più belle che abbia mai visto in vita mia. Non per niente non riesco a smettere di ascoltare la versione remixata di The White Rabbit, davvero ad effetto. Or quindi, io adesso partirei con la parte spoiler, quindi, se ne finite di suggerire, e gli spoiler iniziano fra 3, 2, 1... Vai! Ebbene, cominciamo parlando con spoiler del personaggio di Yahya Abdul-Mateen II, ovvero il nuovo Morpheus. Perché Morpheus è tornato assieme all'agente Smith? Mentre l'agente Smith è stato rimesso volontariamente dentro Matrix dalle macchine, perché era una parte di Neo, ma di questo ne parliamo meglio nello specifico tra poco, Morpheus è tornato perché c'è un modale. Praticamente il personaggio di Bugs, che è il personaggio di Jessica Henwick, è un membro della resistenza di Zion che si muove all'interno di questa nuova Matrix entrando dentro un programma modale, un livello che Neo sta programmando intanto nella sua Matrix perché lui è un programmatore di videogiochi e praticamente i videogiochi che lui crea sono sequenze di ricordi di Matrix che sono nella sua testa. Lui non ricorda niente di Matrix in questo momento, da quando le macchine l'hanno reinserito in Matrix. Lui non ricorda niente della sua vita precedentemente. Però pensa che tutte quante queste cose sono sogni che lui ha appunto sognato, e questi sogni li ha presi come ispirazione per realizzare i videogiochi di Matrix. Le cutscene che vediamo nel videogioco sono le scene, per esempio, di Trinity nel primo film che viene inseguita dagli agenti, ma con altri attori, proprio per replicare la scena come lui l'ha vista nel sogno. Non può prendere la stessa Trinity con la stessa faccia, ma può prendere altri attori in motion capture, in Unreal Engine PS5 per esempio, come hanno fatto la Warner Bros. La campagna marketing per questo film, e ha realizzato così i suoi videogiochi di Matrix. Bello anche che nel suo studio c'è per esempio il Game Award con la rappresentazione della seppia, della macchina tentacolare, che si vede anche nella saga originale. Bella che sia questa la statuetta, mentre nell'ufficio di Smith c'è il busto tipo dell'agente Smith preso a pugni con la mandibola che gli si rompe. Anche quello carino come riferimento, ma comunque Neo crea nuovi mondi di Matrix con la sua programmazione al computer, ignaro che siano veri programmi. Jessica Henwick, Bugs, entra dentro questo programma, questo modale, e scopre che uno degli agenti che la sta inseguendo è Morpheus. Morpheus infatti ha questo look alla Smith. E cosa ha fatto Neo inconsciamente per riportare in vita Morpheus? Morpheus in questo momento è morto perché sono passati 60 anni e non per niente lui è morto. Cioè siamo nel futuro, quindi c'è bisogno di un altro Morpheus. Neo con le sue memorie ha messo la memoria di Morpheus dentro il suo programma modale, creando un avatar, un essere digitale che avesse quantomeno un aspetto simile a Morpheus, ma avesse il suo tratto caratteristico, i suoi ricordi, parzialmente dei ricordi. Carina come idea, però secondo me era un po' da spiegare meglio questa cosa del come Neo abbia creato con la sua mente un modale che è un plastico praticamente tridimensionale. E secondo me è bellissimo che Bugs, in questo modale, per calarsi dal tetto, si cali su questo palo che è collegato a un'insegna cinematografica, l'insegna del cinema, illuminata al neon, con su scritto "For the ones who eat shit", per coloro che mangiano merda o coloro a cui piace la merda, per dimostrare appunto la critica di Lana Wachowski a quello che è il proseguire le saghe a tutti i costi e commercializzare un prodotto che non ha bisogno di essere commercializzato. Bello questo richiamo, questo riferimento alle sue ideologie, ma comunque Bugs riesce a risvegliare Morpheus, e anche qua io mi chiedevo, ma scusami, Morpheus in questo caso non è un essere umano, è un programma. Come fa a essere liberato? Anche i programmi possono essere svegliati nel mondo reale. Vi spiego. Praticamente Bugs può dargli la pillola rossa e la pillola azzurra. Lui sceglie la pillola rossa perché sa, grazie alle memorie di Morpheus, che c'è qualcosa che non va. Ci mostra anche che gli agenti hanno una vita privata, cioè hanno una vita all'infuori del loro lavoro. Mi piace moltissimo questa roba del flashback. Lui ingoia la pillola rossa e riesce a essere libero dalla programmazione di Matrix, del modale di Neo. E così lui riesce poi a uscire dal modale, a entrare nel secondo livello di Matrix, che è il mondo nel quale Neo si muove, perché essendo tutti quanti i programmi là, allora tanto vale che anche Morpheus possa muoversi tra i programmi del secondo livello fuori dal modale. Ma la cosa bella è che intanto fuori, a Zion,
C'è una nuova città che però non mi ricordo il nome. C'è una nuova civiltà. Zion è caduta tempo addietro perché c'è un altro ordine di macchine ostili che è tornato. Però il punto è che in questa nuova civiltà ci sono uomini e macchine, cioè altre macchine che coesistono, collaborano tra di loro, e grazie alla tecnologia di naniti si possono formare dei naniti con la nanotecnologia a forma di corpo umano, per permettere quindi ai programmi, grazie a questi naniti, di muoversi nel mondo reale, camminare come se fossero uno sciame di robot. Carina come idea, molto innovativa. Certo, mi sarebbe piaciuto che l'avessero spiegata molto meglio questa cosa, ma questo è il minore dei problemi, questo è il minore e la minore delle cose per quanto riguarda il film. Neo viene contattato dall'agente Smith, Jonathan Groff, che gli dice che la Warner Bros., per la quale loro lavorano, vuole realizzare il quarto videogioco, vuole realizzare Matrix 4. E Smith inizia a dire, tutte quelle persone che vivono una loro vita inconsapevoli. Qui c'è anche il parallelismo, si vede anche il fotogramma dell'agente Smith che lo diceva nel primo film, quindi si capisce subito che questo qua è Smith reincarnatosi. Ma appunto, parlando di Smith, perché l'agente Smith è tornato? Io teorizzavo dai trailer che, essendo Smith una parte di Neo, riportando in vita Neo, cioè Neo tornando in vita, ha fatto tornare in vita anche Smith, essendo i due collegati. No, qui c'è un'altra spiegazione. Parlando in generale della trama, che cosa è successo in questi 60 anni? Dopo che Neo è stato si è sacrificato nel terzo film per sconfiggere Smith e riportare tutto quanto alla normalità, le macchine hanno mantenuto il loro giuramento di liberare chi voleva essere liberato da Matrix, però hanno scoperto che questo causava una grandissima perdita di energia per le macchine, ma avevano fatto una solenne promessa. Quindi che cosa fare per poter mantenere la civiltà delle macchine, che comunque si è fusa con quella degli umani, creando una specie di cooperazione? Come fare per continuare ad alimentare il mondo delle macchine? Hanno scoperto che Neo e Trinity, messi insieme, ma tenuti alla giusta distanza, cioè una distanza geometrica, insieme producono energia sufficiente per fare tutto quanto quello che vogliono le macchine. Se loro sono insieme ma separati allo stesso tempo, cioè sono insieme nella stessa stanza ma separati a dovere, ecco che loro possono creare quell'energia particolare, quella concentrazione, quella turbolenza che serve per continuare a, sì, liberare magari gli esseri umani che vogliono essere liberati, ma a generare energia per le macchine. Questo cosa implica? L'ho scoperto dopo, gli ho detto subito no, non lo fate perché rischiate grosso, è una cazzata, non lo fate. Per tutto questo tempo Neo e Trinity erano eletti. Cioè non solo Neo era l'eletto, ma Trinity era l'eletta. Lo capite? Quindi su questo ci torneremo dopo, perché ci dobbiamo assolutamente tornare. Ma comunque il fatto è che qui io mi incazzo a bestia, perché Neo poteva risorgere da solo, perché la Bibbia dice che dopo 3 giorni della crocifissione il Messia risorse. Quindi già il fatto che Neo può ritornare in vita, ce l'hai su un piatto d'argento. Tu puoi resuscitare un personaggio senza che la gente ti dica ah. Il punto è che Neo non è resuscitato, lo hanno fatto resuscitare le macchine. E io qui veramente non ho capito niente del dialogo che fa Neil Patrick Harris, inteso come l'analista. Perché l'analista è il nuovo architetto. C'è stato, dopo la morte di Neo, un refresh generale di Matrix. I vecchi programmi sono stati fatti scomparire, oppure si sono dovuti adattare in questo nuovo mondo creato dall'analista. L'architetto è stato soppiantato dall'analista. L'analista ha il completo controllo del mondo delle macchine. E capendo che Neo e Trinity potevano essere una fonte di energia, li ha resuscitati. Però il punto è che come li ha fatto resuscitare Neo e come ha fatto resuscitare Trinity, che aveva tutte quelle stecche, quelle putrelle d'acciaio inserite nel corpo, come è possibile che sia risorta? Lui dice testualmente: sì, il costo per la vostra resurrezione è stato molto alto, i costi sono stati ingenti, però io ho detto che era necessario e quindi ho raddoppiato il rischio. 1. Da quando le macchine hanno la possibilità di ricreare la vita e di resuscitare le persone? Da quando? E 2. È stato costoso riportarvi in vita? Che cazzo vuol dire? Siete macchine! Avete per caso una valuta tra di voi? Neil Patrick Harris dice testualmente: è stato molto costoso, molti soldi sono stati spesi per riportarvi in vita. Ma siete macchine! Che significa che è stato costoso riportarvi in vita? Potevano dire è stato difficile riportarvi in vita, ma è stato costoso, abbiamo speso un quantitativo industriale di soldi per riportarvi in vita. Dice testualmente soldi a un certo punto, ma che cazzo vuol dire? Io qui non ci ho capito veramente niente, ve lo giuro. Ma comunque lui ha resuscitato Neo e Trinity,
facendogli refresh del cervello sia Neo che a Trinity. Neo di nuovo Thomas Anderson, game developer. Invece Trinity è Tiffany, una madre di famiglia oppressa dal marito che non ha modo di spiccare, non ha modo di essere una donna veramente forte, libera di fare quello che vuole, è sempre schiavizzata dalla vita quotidiana con i figli che non sono neanche suoi ma sono dei programmi. E che cosa succede praticamente? Bugs ha cercato per tanti anni l'eletto, perché si vociferava nel mondo delle macchine che Neo fosse ancora vivo, lo avessero riportato in vita in qualche modo. In questi 60 anni Morpheus è stato eletto a capo di Zion. Il punto è però che mentre nella città delle macchine si creava un nuovo ordine, dicono specificamente che sorge un nuovo ordine delle macchine guidato dall'architetto, Morpheus se ne è sbattuto altamente le balle. Ha detto: no, quello che ha fatto Neo non può essere distrutto. Anche se quelle macchine arrivano, saranno solamente un piccolo gruppetto, non riusciranno mai a distruggere la pace. Questo mi ricorda moltissimo il Risveglio della Forza, perché nel Risveglio della Forza non è manifesto, ma se leggete i materiali canonici del nuovo canone di Star Wars, saprete per esempio in Bloodline, il romanzo bellissimo di Leia Organa, che Leia sapeva che il Primo Ordine stava facendo, stava crescendo di numero nell'orlo esterno e anche nelle regioni ignote. Però intanto l'alta cancelliera Mon Mothma, che era la cancelliera suprema, ha deciso bellamente di ignorare tutti quanti, perché diceva: e vabbè, ma questi sono un branco di terroristi, un piccolo gruppetto, non potranno mai essere potenti come l'impero. Anche se si rivelassero una minaccia, non saranno mai grandi quanto l'impero, perché preoccuparci di loro? Poi si è visto infatti che è successo. Mon Mothma, per evitare che l'impero, cioè per evitare che la nuova repubblica venisse associata all'impero, ha smantellato completamente i reparti dell'esercito, ha distrutto la flotta ribelle, ha distrutto la flotta imperiale, quindi la nuova repubblica era senza esercito. Già questa è una grandissima buffonata, però lo capisco, perché Mon Mothma è sempre stata così. Lei aveva questa ideologia. Qui parliamo di Morpheus, che avendo di fronte a sé il pericolo, diceva: le macchine stanno per incazzarsi e una fazione sta per annientarci tutti quanti. Morpheus ha detto: no, ma quello che ha fatto Neo, l'eletto, non può essere disfatto. Il punto è che Neo è ancora vivo, tecnicamente, quindi è possibilissimo che quello che lui ha fatto venga distrutto, se c'è ancora tempo per farlo successivamente. E infatti Morpheus è morto con le macchine che hanno fatto casini in tutto il mondo. Zion è caduta, c'è stata un'altra città che hanno creato assieme a Niobe. Niobe è diventata la nuova protettrice della nuova Zion. E praticamente adesso lei è diventata una specie di, non voglio dire despota, però è diventata una persona molto riservata, scontrosa con tutti quanti, impone la legge. Ok, carino anche che lei apprezzi le macchine, perché ci sono nuove macchine che offrono aiuto. Molto carino è che lei è amica di Satie, che è interpretata qui da Priyanka Chopra. Lei è la ragazzina che si vedeva nel terzo Matrix. Molto carina questa cosa. Però il punto è che Niobe diventa la nuova capo di Zion, la nuova Zion, e si mette a dare contro Neo quando lo liberano. È molto bello anche che Neil Patrick Harris cerca di tenerlo con sé in Matrix, cercando di impedirgli di lasciarla. E lui scopre che Trinity è in un bozzolo a fianco a lui, alla sua cella di contenimento. Il punto è tornare da Trinity e salvarla. E che cosa succede poi? Quando loro ritornano in Matrix e riaffrontano Smith, ecco, ci vediamo adesso. Perché Smith è tornato in Matrix? Ce l'hanno reinserito le macchine. Perché non hanno messo che lui è ritornato perché Neo è tornato, ed essendo entrambi parte del bene e del male, devono coesistere in Matrix. No! Loro potevano rimettere Neo dentro Matrix senza Smith, ma hanno messo Smith per tenerlo d'occhio. E non per niente, quando Smith si risveglia, lui ha gli stessi poteri da onnipotente che aveva anche Neo nella trilogia originale. Quindi queste stupide macchine hanno messo il virus di Smith dentro Matrix per tenere d'occhio Neo. Non pensavano che se lui si risvegliava, allora anche Smith si risvegliava e allora partiva l'apocalisse. Non per niente, a un certo punto della storia, Smith prende il controllo di nuovo di tutti i programmi di Matrix, facendo fare kamikaze e facendoli suicidare contro Neo e Trinity, e lui infetta di nuovo tutta Matrix, tutti i bot, e alla fine del film Smith non viene sconfitto, quindi c'è possibilità che lui ritorni per un sequel, evidentemente. Ma la parte che più, giuro, mi ha steso dalle risate in tutto il film è la parte del Merovingio. Sì, in questo film torna il Merovingio, interpretato da Lambert Wilson. Lui era uno dei miei personaggi preferiti, anzi il mio personaggio preferito nella trilogia di Matrix, con il suo discorso della causalità, dell'andare a fare una missione senza sapere niente solo perché te l'hanno detto di andare. È veramente bellissima quella scena. Il punto è che qui lui è diventato un barbone,
perché Matrix essendo stata riscritta ha distrutto l'architetto, ha distrutto l'oracolo che è scomparso, però coloro che non hanno voluto rimanere hanno dovuto adattarsi al nuovo mondo. Il Merovingio, assieme agli esuli, che era la sua corte, non sono più in smoking raffinati, ma sono diventati dei barboni perché l'architetto li ha riscritti così. E quando Neo arriva nel sottosuolo per cercare risposte, arriva il Merovingio, inizia a insultarli, l'ho misto tra italiano e francese e mi ha steso, io giuro mi stavo piegando sulla sedia, inizia a insultare Neo dicendo cose assolutamente corrette. Proprio Lana Wachowski la si è sbizzarrita nel scrivere il suo pensiero sulla cinematografia in generale, e il Merovingio dice: una volta noi avevamo originalità, noi avevamo stile, e invece adesso grazie a te abbiamo solo sequel, prequel, remake, reboot e succhiami il c***o. Io giuro mi stavo morendo, perché non solo il Merovingio è impazzito totalmente in un misto tra italiano e francese da stendersi, però dice esattamente quello che anche io penso del cinema e quello che Lana Wachowski pensa del cinema in generale, quello che un po' pensiamo tutti. E quando il Merovingio batte in ritirata assieme agli esuli, dice: non è finita, ci sarà un sequel, uno spin-off, un franchise. Sì, Lana, ho capito, ma datti un contegno per cortesia, perché qui stai veramente rendendo manifeste le tue intenzioni. Hanno detto al momento che non c'è alcun piano per fare un sequel di Matrix, però non ne sei tanto sicuro. In ogni caso, sì, c'è di nuovo lo scontro tra Neo e Smith. Neo si risveglia con la sua parte del Kung Fu, del Karate, stende Smith con i suoi superpoteri, e poi quando riescono a liberare Trinity contro il volere dell'architetto, allora l'architetto rivela appunto la verità, che Trinity è esattamente come Neo. Entrambi sono una fonte di energia che è necessaria per alimentare il nuovo mondo delle macchine, e viene fuori quindi che alla fine, quando loro devono fare il salto dal tetto, Neo non riesce a volare, e chi è che vola? Trinity afferrandolo. Trinity può volare in questa nuova Matrix. Ora, questa è una cosa che io ho cercato di spiegarmi della serie, e vabbè, ma è questa Matrix, è la nuova Matrix creata appositamente per loro, quindi è possibilissimo che loro siano entrambi eletti in questa nuova Matrix. No, il punto è che spiegano che fin dal primo film, per esempio, quando lei lo ha baciato quando stava morendo contro Smith nel primo film, lo ha riportato in vita perché anche lei è un'eletta, anche lei è un super essere. Però il punto è, quello che mi fa incazzare è che Neo, mi hanno rotto i coglioni per tre fottuti film, che lui è l'eletto, non un eletto, l'eletto, uno, l'eletto. Ce n'è uno solo, e adesso viene fuori che Trinity è sempre stata come lui. Vabbè, lasciamo perdere, perché altrimenti vengo accusato di nuovo di essere maschilista e quant'altro. Ragazzi, non è il fatto che lei è una donna e può essere supereroina, allora mi dà fastidio. Il punto è che, per ripeto, 20 anni, 3 film, mi hai rotto i coglioni che lui è l'eletto, lui è l'unico che può fare tutto, e adesso viene fuori che lei poteva sempre fare tutto ma non si era mai svegliata. Un pochino vaffanculo. Comunque alla fine loro affrontano Smith, riuscendo però a scappare dai suoi droni killer, cioè dai suoi bot killer, e alla fine, quando Trinity si è risvegliata, e grazie all'aiuto di Sati e di Neo, beh, sono riusciti a svegliarsi entrambi, sono liberi di vagare per il mondo reale, tornano dentro Netflix, cioè dentro Matrix, tornano dall'architetto, o meglio dall'analista, per dirgli che adesso cambieranno un paio di cose, e il film si chiude quindi con l'analista che non viene sconfitto. Molto bello comunque il suo dialogo sul fatto che comunque gli esseri umani non vogliono un mondo perfetto, e sfida quindi Neo e Trinity a cercare di modificare il suo mondo perfetto, perché la gente non la prenderà bene, la gente impazzirà, come è successo nelle Matrix principali prima del primo film. E quindi il film si conclude con Neo e Trinity che volano verso il tramonto, verso nuove mirabolanti avventure. Nella scena post-credit si vedono ancora il team di scrittori che lavorava per Neo, Thomas Anderson, nel game design, e loro iniziano a dire che per rivitalizzare il franchise di Matrix allora serve qualcos'altro, serve un'idea originale, serve, cos'è che piace alla gente? Video di gattini su YouTube, e quindi noi faremo Catrix. E io me ne sono andato totalmente così, con una faccia della serie: ma che cazzo ho appena visto? Cioè, veramente io ho speso 5-6 minuti del mio tempo a rimanere per i titoli di coda per vedere sta cazzata. È una cazzata bella e buona. Un'altra critica di Lana Wachowski che secondo me è un po' troppo esagerata e vuole essere forse più antisonante di quello che effettivamente è suonato. Ma questo è quello che pensavo. Ebbene ragazzi, quindi ripeto, a me questo film tutto sommato è piaciuto, gli darei un 7. Se vi è piaciuto mettete like, e noi ci vediamo su altre recensioni, gameplay e molto di più. A presto!
Davvero una gran bella disamina, signor Kratos. Molto bella. Hai ascoltato tutto? Parola per parola. Allora saprai che ho fatto la mia scelta. Sì, ha fatto la sua scelta. E in tutta onestà sono molto colpito che questo film sia piaciuto. Se per questo anche i miei superiori sono rimasti sorpresi. Ah, ancora con questi superiori? Chi sono? Persone estremamente interessate a tenerla qui, dove ogni cosa che lei desidera è possibile. E immagino che ti abbiano detto delle cose tipo mi piacerebbe stringere la mano a M. Night Shyamalan o invitare a cena Chloe Grace Moretz. E tutto questo, come l'ho già detto, si può fare. E molto di più. Creare film mai esistiti prima, oppure modificare opere già esistenti, tutto a seconda dei suoi gusti. E il gusto delle altre persone qui non conta? Qui l'unico gusto che conta, signor Kratos, è il suo. Però non sarebbe giusto. Intendiamoci, la saga di Matrix non mi è mai piaciuta e continua a non piacermi, però è parte integrale della storia del cinema, è una saga importantissima e va rispettata per quello che è. Non c'è alcun problema, possiamo reinserirla in questo mondo se lei preferisce. Non voglio modifica a questo mondo, io voglio la realtà. Io proprio non capisco. Abbiamo o non abbiamo fatto un accordo? Agente. Sì, è vero, lo abbiamo fatto. E posso contare sul fatto che lo rispetterai? Per chi mi ha preso, signor Kratos? Per un umano? Boh. Allora penso che non ci sia nient'altro da dire. Buona vita, signor Kratos. Kratos! Kratos, sveglia! Ciao, amico. Era ora che ti svegliassi. Ti ho trovato steso là per terra e non sapevo cosa fare. Ah, perché mi fanno male le guance? Beh, potrei averti dato uno o due schiaffi per provare a svegliarti, ma cosa pretendi? Non rispondevi a niente? Non puoi neanche immaginare che cosa è successo. E non vedo l'ora di saperlo. Allora mettiti comodo, e fossi in te chiamerei il doc. Forse abbiamo un problema.